Siamo a Lecce e stiamo andando a visitare il laboratorio sartoriale che noi chiamiamo la Maison, al carcere femminile di alta sicurezza, dove aiutiamo le donne a ricostruire la propria vita. Tante ali del carcere dove di solito ci sono le celle. Noi con tanta fatica siamo riusciti ad ottenere questo spazio, ci abbiamo messo più di 3 anni per realizzarlo e trasformarlo completamente. Proprio che ci fosse un ambiente familiare, elegante, bello, pieno di colori e pieno di quelle comodità classiche di una casa. Per esempio, non è possibile avere degli specchi di vetro, li abbiamo portati di plastica. E il mio sogno era proprio quello che loro potessero costruire il loro percorso di crescita attraverso la bellezza. Grazie a questo spazio è possibile anche prendere un caffè tra amiche e lavorare e coordinarsi per le attività. Sedute comode, con uno spazio adeguato, dignitoso. Realizziamo capi d'abbigliamento, gadget personalizzati, bomboniere, sacchetti in generale. Abbiamo brevettato per esempio un bikini che ha 24 modi diversi per essere indossato e sono tutti accostamenti decisi e scelti da loro. Questa è seta pura, è tutto tessuto di estrema qualità, la moda li ha scartati e noi li raccogliamo. La cosa interessante è che tutta questa roba sarebbe andata al macero e avrebbe inquinato il pianeta. Noi attraverso il recupero di questi tessuti riusciamo a tutelare l'ambiente. Qui per esempio ci sono campionari che gli altri buttano, sono tessuti bellissimi, noi questi li stacchiamo e li facciamo diventare delle borse. Cos'è questa cosa che stai facendo? Questo è un patchwork. Che servirà? Servirà da mettere sui cuscini, se ci chiedono dei grembiuli, per realizzare delle tasche. Sì, vendiamo molto di queste cose perché sono belle. Senti, che cosa rappresenta per te questo lavoro? In questo momento tutto, perché io stando qua mi sento, diciamo, libera, tra virgolette. Mi tiene la mente occupata, non mi fa pensare molto le difficoltà che ci sono fuori. Ti dico che io in vita mia non ho mai lavorato. Entrando qua ho avuto la possibilità di lavorare per la prima volta, di imparare un mestiere per la prima volta, un mestiere che mi piace. E sicuramente è un lavoro che mi porterò anche fuori dal carcere. Quanto tempo dovrei rimanere? Un po', abbastanza. Un po'. Che cosa abbiamo qui? Allora, qui ci hanno donato delle tute
perché dovevano andare al macero e noi da queste tute abbiamo creato degli zaini, dei cappelli e dei marsupi. Ho imparato tanto perché io non sapevo fare nulla di tutto ciò. Chi non lavora rimane in cella 20 ore dove ci sono 2-3 persone in uno spazio 3 metri per 2. Anna, oggi devo partire 3.000 bracciali, fai 1.500 e 1.500, subito, ok? Qui loro hanno l'occasione di acquisire delle competenze tecniche e di aiutare all'esterno la famiglia, perché percepiscono un regolare stipendio. Posso sapere quanto prendete di stipendio? All'incirca 700, 650. È una soddisfazione personale, nel senso che il fatto di poter essere utile alla nostra famiglia, di poter anche far fronte alle nostre spese, ci ridà quella dignità, no? Di non farci sentire un peso. Non ci fa sentire delle persone inutili, no? Che cos'è questa cosa che stai facendo? It's a shirt, it's a long sleeve. I'm here like almost 5 years now. Tu cosa hai capito stando qua? Tante cose. Beh, dimmi, qual è l'idea? Per aprirmi una sartoria. Ah. Sì, perché ho imparato una bella cosa. Veramente bella, bella. Che mi piace. Ti piace cucire o ti piace creare? Tutte e due. Tutte e due. Siamo diventati anche una famiglia, perché nel momento di pausa ognuno si racconta, no? Ci diamo forza l'uno con l'altro. Stare qua ancora a circa 4 anni e mi aiuta tanto il fatto di questo lavoro, perché è importantissimo lavorare in carcere. E quando si entra qua sarà l'ambiente, saranno i colori, l'impegno. Ci sono dei momenti della giornata che dimentichi anche di essere in carcere, ti catapulta in una realtà lavorativa normale di qualsiasi persona, anche se abbiamo le sbarre alle finestre. Si riescono per dei momenti anche a non vederle.